Dobbiamo sbattere le bottiglie. Prego. Io non so dove sbatterle. Ma perché è in testa mia devi farlo? Perché è morbida. Benvenuti carissimi uomini che credete nel bene e nel male, questo è Electric Poo! Bentornati in un altro episodio di questo show magnifico, incredibile, di Indovina Cose con i nostri ospiti! Prima di tutto con il vostro host Electric Poo! Ma soprattutto con i nostri ospiti speciali, tanto per cambiare, Ernesto e Lullabina! Ciao! Salve! Ernesto! Allora Ernesto, disconosco questo nome, viene fuori da una grande vittoria, diciamo. Non vede l'ora di portarsene a casa un'altra. Maledetto. Quindi io direi, ricordiamo le regole al pubblico a casa. Caro pubblico a casa, qui è semplice, io faccio un disegnino, loro si devono prenotare con la mano alzata dicendo io e dare la propria risposta. Se la risposta è sbagliata, l'altro può replicare e se non lo sa nessuno dei due si attaccano. Se sanno sia il nome della cosa, del film, perché stavolta facciamo film, e il personaggio, il colpo toglie un cuore intero. Se sa soltanto uno dei due che sia il nome del film o il personaggio, è solo mezzo cuore. Esatto. E questa volta staremo attenti per non trovarci tanti altri commenti del tipo ma ha vinto Karen un'altra volta. Sì, avevo vinto io, infami. Io avevo vinto. Ma cosa state dicendo? Allora, io voglio proporre una cosa subito. Innanzitutto lasciate un like. Guarda, non chiede nessuno. I like si chiedono. Lui chiede. Come ci andiamo in tendenze? Non ci andiamo. Lui chiede l'amore al pulsante dei mi piace alla fine del video. Mostrate un po' di amore già da subito al pulsante a forma di pollice. Esatto. Su. E nei commenti scrivete hashtag team Eren o hashtag team lei. Fate voi. Insomma. Team lei, questa persona che disconosco, di cui non so il nome. Comunque, siamo pronti. Vai. Tema della puntata: film Disney. Quindi spero che siate carichi, stiamo parlando di film che hanno una storia di oltre 50 anni, quindi non tirerò sicuramente fuori le ultime perle, ma quelle un po' più antiche, diciamo così. Tu sapevi qualcosa? Io sapevo film Disney, non sapevo niente. E io non sapevo Disney, Film Disney è più facile, no? O non sei un grande osservatore di film Disney? Allora, mi piacciono alcuni classici, ma non so se sono proprio un conoscitore, però ci proviamo. Siamo pronti, comunque sia, andiamo sul mainstream, quelli molto conosciuti. Quindi, se stai guardando questo video tu che dici, ma sono tutte cose mainstream, sappi che sì, è così, per scelta, quindi zitto. Cioè, sarà Frozen sicuro, calcola, quindi. Si parte tra 3, 2, aspetta che ho coperto l'immagine. Tra 3, 2, 1, via. Mamma mia, già inizio malissimo, ma non mi sono scaldato nemmeno un po' con il disegno. Iniziamo subito con qualcosa di particolare. Non dovrei darti indizi, però potrebbero essere... Indizi li do se proprio non ci arrivate, che siete proprio dei citrullozzi. No, dico, io volevo commentare, però... Io! Vai! No, però non sono tanto sicuro. Ormai... Io adesso devi dire... Io non fermati, continuo, fermati! Cara. Però mi sa che sto per dire una cagata, mi sembra Scar del Re Leone. Dai, ti ho preso! Wow! Grandissima! Subito! Sì! Adesso per il mento e il naso da stronzone, sì! Io non... Aspetta, puoi finirlo perché io non sto capendo niente. Dai, Scar del Re Leone! Era di profilo! Sì! Ecco perché! Wow, primo punto! Il primo punto, Karen dà un pugno pieno a Eren, lo fa soffrire proprio all'apertura della puntata, incredibile! Sì! E così, promette male per me oggi. E questo dovrebbe essere Scar, non mi è venuto benissimo, ma va bene, la difficoltà sta anche nel disegno. No, invece è venuto bene, io l'ho riconosciuto. Sai perché? L'altra volta penso fossero tutti in primo piano, quindi mi aspettavo un primo piano, dicevo, che strani capelli, che strana sagoma invece. Mannaggia. Siamo pronti per il prossimo, sempre un gran classico, primo suggerimento così a gratis. Vai, siete vai. Pronti? Sì. Prontissimi. Ma sentite il silenzio, tutti super concentrati, attenzione. Io! Chi ha detto io? Ho alzato la mano. Entrambi, però dai, facciamo che... Prova i video, vogliamo il replay? Dai, va bene. Devo resuscitare Mosca per fare il replay? Ti sto concedendo di parlare. Dov'è il pendolino? Dai, Eren, sparalo. Dai, si sa, si capisce subito. Secondo me è
Biancaneve, i sette nani, Cucciolo. Sì, ormai lo penso, se caso. E dà un pugno! Un pugno pieno a Karen, no, che soffre e fa venire addirittura il mal di stomaco dalla violenza del pugno. E vabbè, questo è quanto. E quindi già siamo un cuore in meno a testa, partiti carichissimi, vogliosi di vincere. Già pareggia immediatamente, attenzione. Ma adesso andiamo subito con il prossimo, senza perdere troppo tempo. Vai. E questo sarà un po' difficoltoso, forse più per me che per voi, perché... Difficile da disegnare. Non proprio, però boh, forse boh. Vabbè, non dico nient'altro. Secondo me questo potrebbe creare o estrema difficoltà a entrambi, o lo beccate subito. Molto particolare. Molto particolare? Io... Sto pensando. Vai. Dai, che palle. Che palle? Ma è palese, su. E Bambi! Ma che occhioni, che carino! E Bambi che vomita un arcobaleno! Non era così preso bene nel film. Oh mio Dio! Le lune! Che ne è passate! Mamma mia, questo episodio durerà pochissimo se non mi fate disegnare neanche niente proprio. Dobbiamo essere più easy. Ci siamo appena accorti che non si sono messi le cuffie i nostri concorrenti, quindi probabilmente avrete sentito un po' di voce di ritorno, perché i nostri concorrenti hanno poca esperienza con i video su YouTube, poverini. Esatto, siamo tipo i primini di YouTube. Siete pronti? Sì. Sì. Pronti per il prossimo, o posso già suggerire con un la prossima. Attenzione, vale un punto, ho indovinato il successo del personaggio. Pronti, io sto iniziando con una bella palla qui che mi aiuta soltanto a definire il viso. Innanzitutto qua già cosa si evince? Parlatemi. No, non mi voglio deconcentrare, col cavolo che non, fa. Non vuole dare indizi. Io? Come era? Io. Mio Dio, cara, se lo sai, guarda. Se ero il penso sia Lilli, di Lilli il vagabondo. Ma dai, ma come hai fatto? Un discopolo. È una lei, con il musetto da cagnolino. Ho capito, ma ha fatto un naso, una bozza di bocca, ma scusa. Tu non hai capito, è la memoria fotografica per queste cose. Poteva essere qualsiasi animale. Amore. Questo vuol dire che disegni molto bene. Grazie, allora prendo io come un complimento, non Karen che ha questa memoria strana. Vabbè, lei ha studiato, dai, riconosce tutto da due linee. Tipo adesso faccio così, oh ma è coso. Allora, Karen dà un pugno pieno, violentissimo, pieno di rabbia e rancore a Eren, togliendogli il rancore. Così. Quindi Eren rimane con solo 3 cuori per ora e Karen ne ha ancora 4. Come andrà a finire? Sicuri avanti che siamo il prossimo. Mi sembra. Sì, tu mi hai tolto un cuore solo, io 2. Allora te ne rimangono. Me ne hai tolti 2 o 3? 2. Amore. No, Scar 1. Non vorrei togliermi un cuore extra, però mi sembrava 3 a 1. No, Bambi! Ah, Bambi, no. È vero! Attenzione! Eren rimane già con 2 cuori. Voi che stavate guardando l'onestà. La grafica. Come sei onesto! Voi che digitate che ha vinto lei, l'onestà! Sono un signore, sono. Dammi una cavata. Già subito con 2 cuori e rischia grosso, rischia molto grande qui. Infatti Karen, tocca che dimostri un po' più di incertezza nel... No, col cavolo, io devo vincere e stravincere stavolta. Perché l'altra volta ho vinto io e non me l'avete data la vittoria, strontoni. Dai. Pronti per il prossimo, attenzione. Eren, ti voglio concentrato. Sai che Karen è molto pericolosa con questo tema. Lo so, ho notato. Perché adesso inizio con una bella palla. Ok. Lei già lo sa, calcolo. Cosa? No, non ancora. Ci sono degli occhi, si sarà capito, no? Che sono degli occhi. E qui Karen già potrebbe sparare, lo sapevo. Dai, lo so anch'io. Dumbo! Karen carica il pugno con odio e forza di volontà e amicizia, colpisce il pieno Eren togliendogli un cuore intero e rimane con un cuore solo Eren. E io intanto finisco. Ascolta una cosa. Ha iniziato a fare la capoccia. Sembra un pelato qualsiasi. Sai mai chi ricordava? Quello lì dei Looney Tunes, il cacciatore. Sì, anche a me. Esatto. Però se è un film Disney. Infatti non è Disney, quindi che diamine è. Poi hai fatto il tratto. E lei ha visto il tratto così e ha indovinato Dumbo. Io l'ho indovinato quando è girato, perché è un orecchio, quindi è Dumbo. Però lei è e intanto Dumbo reattivo. Anche vomita arcobaleni e cose magiche.
E c'ha è già la seconda che mi fai così. Un tatuaggio che sulla testa che dice I love Eren Blaze. Almeno lui, dai. Per consolazione. Quindi Karen ha quattro cuori. Oggi devo dire che giochi in casa sia letteralmente, sia letteralmente, che tematicamente. Attenzione, sì. Eren, vai. Puoi rimontare. Ce la puoi ancora fare. Io credo. Non so se andare con uno difficile o facile, perché me ne sono rimasti diversi. Non lo so perché lei. Visto tanto che so stai per... perdendo così tanto, così vergognosamente. Dimmi tu quanto lo vuoi facile o difficile. Dai, scegli tu. Non lo so, perché intanto lei le sa tutte. Quindi. Basta, ho scelto io, perché almeno se questo dovesse essere. Questo potrebbe essere il mio ultimo disegno della puntata. Probabile. Come potrebbe essere il. Ce ne potrei fare ancora altri 5 se Eren decidesse di rimontare improvvisamente. Ma. Ma. Dipende tutto da lui. Ma per me dalla oggi, forza della volontà, oggi, da quanto credi in te stesso. Niente mid-roll, mi spiace. Oggi va così. Siamo pronti? Tra vai. 3, 2, 1. Questo gli dedicherò giusto un po' più di attenzione solo per il fatto che... Lei già dico, lo sa. Madonna, un tratto, eh. Sembra molto tipo un manga. È vero, però... Sì, questo... voglio farlo un po' in stile manga. Ah, proprio. Quindi non è proprio fedelissimo. No, perché sennò Karen dopo ci prende troppo in fretta. Secondo me così posso detestarla un po'. Così ancora potrebbe essere un po' chiunque. Mamma mia, c'è una paura di sentire Karen che fa io video finito. No, per adesso ancora niente per ora. Ma con quanta cura. Sì, ma mi stai mettendo l'ansia. Calma, calma. Mamma mia, Eren, se questa non lo dici tu, non ti amo più. Allora mi devo impegnare. Dai, che so che lo vuoi dire. Ma non so se... Non capisco se il tuo tratto è un dettaglio. Stai rischiando. Più tempo passa e più Karen rischia di dirlo. No, mi hai appena sviato un sacco. Aspetta. A me non ricorda nessuno, cos'è? Io ce l'avrei. Ma non so... Ce l'hai? Non so se... Non è Disney, non lo so. Il film c'è, Disney c'è stato. Posso... Lo dico. Vai, dillo. Alice nel Paese delle Meraviglie. Ah! Sì! Ah, è vero che c'era il classico! Ah sì, è vero, sì sì. È troppo diversa e non capisco. Sai da cosa ho capito? Mm. Il colletto. No, io l'avrei capito dal vestito, non da... La piega, il colletto della camicia. Infatti adesso che stava facendo i vestiti l'ho capito dalle maniche un po'... Sì. La faccia è salva. Questa è Alice. Beh, abbiamo recuperato un pochino. Wow, quindi Eren. Quindi vince questo round da un cazzato pieno a Karen, pieno di voglia di vincere, di recupero. E toglie un cuore pieno Karen. Quindi siamo un cuore a Eren, 3 a Karen. Ce la farà a rimontare il nostro caro Eren. Però io l'altra volta ho vinto. Quindi dovrei avere un superpotere. Cioè la super mossa caricata da tre cuori. Sì, va bene, sì. Per il mandolino. Questa volta non suggerisco proprio niente. E penso che andrò ancora con lo stile un po' anime. Ma non è giusto. Si tratta di film Disney o anime, allora? No, però io posso anche interpretarli come voglio. Sennò che razza di sfida è? Ma secondo me ce la fai tranquillamente. Semplicemente che non stai pensando a Alice. Anche perché, cioè, poi quel film era anche bello. Anche quello di prima è iniziato in maniera molto simile. Io? No. Eren, hai perso. Non so già. Cenerentola. No, attenzione, sbaglia. Ah, non è Cenerentola. Oh. Sbaglia, Karen. Sbaglia, oh. Quindi non è potrà Cenerentola. Rispondere. Oh. Adesso... A meno che Eren non sbagli, lei no. No, vabbè, aspetta, ci vuole un limite di tempo. Se no, vai. Disegno. Vai pure, disegna tutto, tranquillo. Vabbè, sigaro. Chi troppo vuole nulla stringe. Attenzione, perché se Karen aspettava giusto un adesso pochino... Adesso sono curiosa di... Cos'è? Orecchie da elfo. Cosa? Poi magari non la so, È difficile non saperlo. Forse non lo sai perché non l'ho disegnata bene io. Ok, è una fata. Ah, ho capito, sì, dai, amore. Vabbè, io le lascio fare, scusa. Ma scusa, se lo sai, dillo, dai. Ah, il vestitino zigzag. Sì, sì, è ovvio che è lei. Sì, ma non te la menare che hai sbagliato. Ma sappi che Trilli non ha le orecchie così, Peolo. Guarda che l'ha dovuto dire. Non le ha così. Non ha così le orecchie, Trilli. No, ce le ha normalissime. Ops, ho detto io chi è.
Scusa, perché... Ma lasciagli il punto, perché l'ha capito. Perché ha la zampa da gallina? Così per divertirsi. Così, tanto però per... sappi che ha le orecchie normali. Io lo lascio finire, perché per una volta se lo merita sto ragazzo. Oh, ma l'ha fatto tutto sbagliato. C'ha la coda della serpente, Trilli, almeno... È un po' un crossover tra varie cose. C'ha le corna, perché Peter Pan se la fa con Wendy, Cristo, invece... Direi Trilli, che forse hai finito, quindi io... Direi che ho finito. Io, Trilli, del film Peter Pan. Trilli con le orecchie sbagliate. Quindi, mi si è appena spenta la telecamera. No, perché? No! Quindi, Eren, rivincita da un cazzotto pieno a Karen e gli toglie un altro cuore intero. Non mi ricordo più. Con due, credo. Con due cuori, no, attenzione. No, aspetta, a te ti rimaneva un cuore solo, potevo vincere prima. E a te ne rimango due, cosa vuoi? Avevo capito a te la domanda. No, è gasata la ragazza oggi, eh. Ehi. Lei vuole proprio vincere. Ho notato. Perché già avevo vinto la scorsa. Attenzione. Ok, Pio ha digitato qualcosa su Google. Pronti? Facciamo bisogno di un'immagine migliore. Guardala bene. Siamo pronti. Guardale bene le orecchie stavolta. Non si vedono le orecchie. Madonna. Indizio, attenzione, siamo pronti? Vai. Perché io sto iniziando. Posso farlo sempre un po' anime? Che pizza, a me va benissimo. A me no. Anche questa volta è di profilo. Sì. È a tre quarti, direi. Sì, grazie. Io sono una paura di Karen, giuro. Io. Vai. Allora, io mi butto perché tanto sennò mi batte. Non so il nome, ma è la regina malefica di Biancaneve? Ma ti sei più o meno fregato, perché tra le tue parole hai detto il nome. Regina? No. È malefica il suo nome, tesoro. Che culo! Ma non lo sai! L'ho detto! L'ho detto di Biancaneve, e quella non è di Biancaneve, ma... Ah, è la malefica, bella addormentata. Esatto, è cannato sia il film... È la bella addormentata. Il nome non sapevi che era il suo. Qui in questo caso non so come fare, se lasciare... Io dai, mezzo cuore glielo lascio, non tutto perché non sapevi né il film né il nome che fosse quello. Quindi Karen dà un cazzottino a Eren lasciandolo solo con mezzo cuore. Ho capito il personaggio, no, mezzo cuore, mezzo. No, lui a me. Adesso tu dici... Ah, lui a te? No. Sì, perché allora, ha sbagliato il film, ha detto il nome, però non sapeva neanche che era il suo nome. Quindi... Mamma mia, i commenti sotto questo video saranno magici. Ho detto il nome involontariamente, quindi gli tolgo mezzo cuore, giusto? Però poi lei ha diritto di dare la risposta del film o finisce lì? È quello che gli chiedo. No, penso che finisca con una mezza finisce risposta. Lì, sì. Mezza risposta. Ragazzi, save! Save! Madonna, hai detto il film sbagliato! Sì. Guarda, l'hai fatta piangere, Eren, guarda, l'hai fatta piangere. No, il film sbagliato. Per la cappella. Walt che mi guardi, grazie. Comunque, facciamo quest'ultimo di senso. Com'è questo è l'ultimo? Potrebbe essere l'ultimo. Dipende molto da Karen. Siamo un cuore contro un cuore e mezzo di Karen. Spero che siate pronti. Vai, che recupero. Ah, mia, questo è difficile. Questo è difficile. Attenzione. Questa non posso farlo in nessuno stile anime. Cercherò di farla come nella realtà. Quindi io già sto facendo. Non state commentando, nemmeno io. Stiamo solo disegnando. Cos'è? Attenzione. Ah, io lo so! Hai fatto spaventare, cazzo. Allora, lei è la maga Magò della spada nella roccia. Grande Karen! Cosa? Maga Magò della spada nella roccia con i capelli folli. Ecco, io manco so chi sia, quindi... Dai, è la maga Magò, quella con cui si scontra Merlino, che si trasforma... Si trasformano in draghi, dai, che figata quella scena. E lui si trasforma nel virus. C'ha tipo le tette cadenti, no? Sì, sì. Ok, inizia a dirmi qualcosa, però pensa di non averlo mai visto sto film. La spada nella roccia? Questo no. Draghi. Comunque, cose. Karen in silenzio dà un cazzotto pieno a Eren, lo manda a KO, quindi mi tocca fare l'animazione di Eren che muore, che ancora non avevo fatto. Eren muore. Cosa? Perde questa puntata di Indovina Cose! Karen vince, si rifà. Ho vinto, sì! E la mia telecamera si è spenta proprio adesso. Ah.
Bene signori, grazie di essere stati con noi in questa ennesima puntata di Indovina Cose. Grazie ai miei spettacolari ospiti che hanno combattuto con i denti, con le unghie per portarsi a casa la vittoria. Ma solo Karen c'è riuscita questa volta e quindi sono pari rispetto alla grande tabella. Attenzione. Il grande schema universale dei combattimenti. Il campionato. Quindi ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su se avete apprezzato. Soprattutto ricordatevi che il vostro host, questo qua, è Electric, e i nostri ospiti. Ciao! Ciao! Konnichiwa! Kawaii! Konnichiwa!